fatto, perché secondo loro probabilmente, essendo che c'è meno traffico, il limite di velocità dei 70 all'ora non è più valido. Ma ognuno poi fa quello che vuole, la patente è la sua. Uscita più avanti. Ma incredibile. Alle 10 del mattino, 10:40. Semideserto. Voi direte, ma no, ma vedi che c'è del traffico? Sì, ho capito, ma in confronto come di solito non c'è in giro nessuno. Questo è l'effetto coronavirus, che ha bloccato l'economia lombarda. E non solo. Diciamo che più che altro ha bloccato l'economia milanese, poi lombarda, e non solo. Adesso faccio tutto il giro della tangenziale est, della... oggi faccio il giro completo, perché ho preso la ovest, faccio la est, la nord, e vado su dalla 35. E vai! D'altronde ho una presa da un lato di Milano, una dall'altro. Thank you.
accorgono che le passi rosso, bisogna andare dalla via Carlo. Attenzione, guardate bene, hai visto? Hai visto? È da laggiù che è rosso, eh? È da laggiù che è rosso! L'occhio! Al semaforo! Ci vuole! Adesso è l'unica cosa che hanno in mente di frenare il prossimo. Ti capì? Eh? Io cosa vi ho detto che era rosso? Bisogna guardare i semafori sopra i telefoni, perché tante volte sono rossi. Qua ci sarà il solito casino, perché comunque l'immissione è più avanti, tenete la sinistra. Nel senso che si immettono da quelli che escono dalla 4, non c'è qualsiasi accelerazione, quindi. Zittam! Rimanere sempre lucidi, anche quando il mondo sta attraversando una follia come questa, che non è il virus, ma la paura del virus, la paura della paura. E allora devi controllare. Noi siamo pochi, 500 metri, del superate la rotonda, seconda uscita. Rimanere lucidi in un mondo folle è una delle sfide più ardue che ci riserva la vita. La vita è preziosa. Gran parte della gente non ha la consapevolezza del fatto che essere vivi è un miracolo. Allora, oggi è il venerdì della prima settimana dell'emergenza coronavirus. Vi ho fatto vedere com'erano le tangenziali di Milano, è tutta la settimana che sono così. E voi direte, una pacchia. Proviamo a lamentarci qualcosa anche in mezzo alla pacchia, che c'è meno traffico. In effetti io sono qua, sono arrivata qua a Malnate, alle 12:30, chiudevano a mezzogiorno. E riaprono alle 2, quindi sto qua un'ora e mezza. Però ho fatto tempo a farmi tutto il giro completo di Milano e venire fino a su qua. Non mi posso lamentare. No. La cosa di cui ci si può lamentare è una, solo una. Che visto che c'è meno traffico, io non so più come chiamarle, perché c'è la gente ha paura del coronavirus, ma non ha paura di morire in un incidente. È quello che è assurdo, ho visto fare di quelle cose allucinanti, e ne ho schivati più del solito. E poi se gli suoni dici qualcosa c'hanno anche, ti mandano anche a fare al che poi ce li mando anch'io, eh? Lì la pazienza non ce l'ho, perché
che mi fai rischiare un incidente in una rotonda quando 20 metri più in là c'è la doppia corsia e mi sorpassi tranquillamente, perché mi devi... Ah sì, ma non me le so neanche raccontare, sono sempre le solite menate, si infilano a destra, a sinistra, sopra, sotto. L'importante è che passino davanti al camion, l'importante è quello. Poi se vanno anche meno di quanto vai te, non importa, l'importante è che loro ti sorpassino. E quindi ho notato un'alta concentrazione di idioti al volante questa settimana, molto più alta del solito. Si vede che la brava gente è a casa. Vabbè, è una bellissima giornata di sole, si vede, fa quasi caldo. Non fa caldissimo, però fa quasi caldo. Arietta è fresca. Adesso faccio questo ritiro, poi torno a Milano. Ho mangiato, ho fatto il caffè, ho lavato le cose, sono qua, c'è un prato qua di fianco. Perché davanti alla ditta non potevo stare. C'è scritto che aprono alle 2, un pochino prima vado là. Beh, basta che faccio 45, fermo qui, poi non mi interessa. Ah, a proposito. Da 0 a 10, quanto io ho paura di prendere il coronavirus? 0. 1, perché sono un inguaribile ottimista, quindi guarisco. 2, perché secondo me hanno ma giusto quel tanto così esagerato a spaventare la gente. E 3, perché secondo me ci sono malattie molto molto più gravi e molto più pericolose anche per tutte le persone che hanno problemi di immunodeficienze, salute, cose varie. Perché comunque anche l'influenza quella semplice la prendono anche loro, perché la maggior parte di queste persone magari non si possono nemmeno vaccinare per l'influenza normale. Siccome il vaccino all'influenza normale non lo facciamo tutti, non cambia niente. E non venitemi a dire che non è così. Ci sono alcune categorie di persone che si possono vaccinare con l'influenza normale, ma altre non possono. E sono quelle che poi purtroppo ogni anno diventano vittime dell'influenza normale. Quindi tutta questa, come si può chiamare, epidemia di panico, perché è un'epidemia di panico, mi sembra esagerata. O poi magari domani mi ammalo e muoio io e direte, va che scema, aveva detto che non c'era problema. Ho più paura di morire in un incidente stradale, anche se cerco di starci attenta, però visto quello che si vede in giro, più che paura ho più probabilità di morire in un incidente stradale che di coronavirus. E come me, tantissime altre persone hanno più probabilità di morire in un incidente stradale. Non per colpa loro, non per colpa loro, è quello. Perché uno dice, la maggior parte delle vittime degli incidenti stradali è vittima perché non ha causato l'incidente. Meditiamo su questa cosa. L'omicidio stradale esiste perché c'è gente assurda in giro che non si rende conto di quello che fa, tranne dopo averlo fatto e poi piangere e dire non credevo, non volevo, non sapevo, io credevo che pensavo di essere bravo. Sì. Nessuno è infallibile, sbagliare ci sta, farlo apposta no. Ciao a tutti, buona strada, occhio vivo sempre, besitos, che in video i virus non si prendono, li prende il computer ma non voi. Ciao!